molte le iniziative rivolte al pubblico organizzate per l'estate 2011 dalle varie sedi dell'INAF. L'Osservatorio di Padova propone da luglio a settembre attività per adulti e bambini nelle due sedi di Pennar e Cimaecar della stazione osservativa di Asiago. A Bologna, appuntamenti nelle piazze, nei cortili, nei parchi delle città e provincia, ma anche visite serali a telescopio della stazione astronomica di Loiano. A Teramo continua la tradizione delle notti di Collurania, che si svolgeranno con regolarità dalla fine di giugno agli inizi di settembre. L'Osservatorio di Catania propone visite alla sede di Serra la Nave, sulle pendici del vulcano Etna, per tutto il periodo estivo. L'Osservatorio di Roma ci guiderà nelle visite alla Torre Solare di Montemario, il punto più alto di Roma, da giugno a settembre. A San Basilio, vicino Cagliari, si può visitare in alcune date il sito dove è in fase di completamento un gigantesco radiotelescopio, SRT. Il 25 giugno appuntamento a Magliano Alfieri, in provincia di Cuneo, per osservare il cielo in compagnia degli astronomi dell'Osservatorio di Torino. A Firenze, all'Osservatorio di Arcetri, il 28 giugno l'astronauta Umberto Guidoni presenta il suo Astrolibro dell'Universo. Il 2 e il 3 luglio, nell'ambito dell'iniziativa Astronomia e Territorio, si inaugura l'Osservatorio Astronomico di Monte Ottavio a Monte d'Oro, in provincia di Caltanissetta. E sempre a cura dell'Osservatorio di Palermo ci saranno altre occasioni per osservare il cielo notturno da diverse località siciliane il 22, 29 e 31 luglio. Dal 6 luglio, ogni mercoledì e domenica, l'Osservatorio di Padova offre l'opportunità di vivere il fascino di un tuffo nella storia con le visite animate alla specola. Il 7 luglio, per chi si trova a Napoli, l'Osservatorio di Capodimonte organizza la serata a Capodimonte tra luna e musica. Dal 5 al 7 agosto, l'IFSI di Roma propone la Vesta Fiesta, una celebrazione in occasione dell'arrivo della sonda Dawn alla sua destinazione, l'asteroide Vesta. Anche ad agosto si osserva il cielo con gli astronomi dell'Osservatorio di Palermo, che saranno presenti in diverse località siciliane. Nelle sere fra il 9 e il 13 agosto l'Osservatorio di Catania organizza delle serate speciali di osservazione delle Perseidi. Il 10 agosto l'Osservatorio di Padova parteciperà all'iniziativa Notturni d'Arte con l'allestimento della mostra Gli Angeli delle Stelle. Il 12 agosto l'IRA di Bologna propone la serata Ho sentito una stella cadente al centro visite dei radiotelescopi di medicina. Il 20 agosto la notte nera alla sede di Asiago dell'Osservatorio di Padova con l'opportunità di seguire le osservazioni al telescopio Copernico. L'8 settembre, nell'ambito della manifestazione Premi oltre l'orizzonte, l'Osservatorio di Capodimonte propone al pubblico delle osservazioni ai telescopi. Nel corso del mese di settembre, gli ASF ed IFSI di Roma organizzano una mostra per illustrare le attività dei due istituti presso il Liceo Grassi di Latina. Il 25 settembre, l'IRA di Bologna propone la proiezione Viaggio in 3D nell'universo invisibile, sempre al Centro Visite di Medicina. Infine, ricordiamo che il 23 settembre sarà la Notte dei Ricercatori, un appuntamento del quale torneremo a parlare, ma che ci piace anticipare fin da ora.